Brenda D'Alonso e il vice sindaco Antonio Rossi. Buonasera vice sindaco. Buonasera. E ci porterà ovviamente il saluto dell'amministrazione comunale. Prima però vi porto anche il saluto del direttore artistico Nicola Angelucci, che salutiamo con un applauso. È all'estero ovviamente per impegni di lavoro e all'ultimo minuto insomma non è potuto stare qui e vi saluta tantissimo. Allora, questa edizione è stata rinviata, ve lo ricordiamo, tutti di voi sicuramente lo ricorderanno, per il lutto che c'è stato in paese che ha colpito tutta la nostra comunità. Ce lo ricorda il vice sindaco Antonio Rossi. Io ti ringrazio Leda e ringrazio tutti gli intervenuti qui questa sera alla quarta edizione del Altino Jazz. Quarta edizione che non è nata, l'Altino Jazz innanzitutto non è nata, una manifestazione che non è nata per caso, è nata perché ad Altino ci sono persone che vivono, che hanno passione per questo tipo di musica, come Nicola Gerucci che da 4 anni si impegna affinché possa tutti voi possiate ascoltare buona musica qui ad Altino. Nicola Angelucci che è il direttore artistico che ha portato qui in 4 anni quasi tutti i mostri sacri del jazz, sia italiano che internazionale. Noi abbiamo, e li porterà ancora, anche questa sera abbiamo 7 fantastici musicisti che allieteranno la serata. Sono passati qui, io ricordo brevemente Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Benny Olson e anche altri amici della zona del Sangro come Max Ionata, Lorenzo Tucci, insomma musicisti che stanno facendo in questo momento la storia del jazz e noi siamo felici di averli ospitati qui nella nostra manifestazione. Questa serata noi l'abbiamo dedicata a un amico che 3 mesi fa ci ha lasciato. Questo amico si chiama Gennarino Rossi. E a lui dedichiamo certamente questa manifestazione non potrà mai colmare il vuoto che ha lasciato nella nostra comunità. Di certo però manterrà vivo quel ricordo che abbiamo di una persona seria ed onesta come Gennarino. Ed ora niente, passiamo alla musica allora. Dicevamo allora di nostri concittadini e comunque di vicini di paese, come abbiamo già detto Lorenzo Tucci e Max Ionata, insomma si concentra in questa zona del Sangro questa passione per la musica, in particolare per il jazz, con esponenti che appunto ci apprezzano in Italia e non solo. Sarà l'aria buona, sarà l'acqua buona, sarà che cosa? Il cibo. Si riduce tutto là, il peperone dolce. E anche il peperone dolce. Va bene, allora grazie al vice sindaco Antonio Rossi, grazie a tutti voi per essere venuti qui stasera. Chiamo a